5 errori da non fare quando cerchi un corso di difesa personale. Ovvero, come non farsi fregare da un corso che ti riempie la testa di illusioni. Cercare un corso di difesa personale valido per alcune persone risulta un compito complicato. La tendenza è quella a valutare erroneamente quelli che sono i parametri veramente importanti. Questo è ben comprensibile, visto che la difesa personale tocca un aspetto con cui la maggior parte delle persone non ha un vissuto continuo, ma piuttosto un continuo rapportarsi a dei timori, senza che però questi abbiano un riscontro su cosa funzioni o cosa no. In questo video ti voglio dare un'infarinatura generale, insomma, su cosa devi aspettarti da un corso di difesa personale, come distinguerlo da un percorso centrato sul combattimento sportivo o marziale, che è un'altra cosa, e come trovare quello che fa per te evitando 5 errori classici, almeno per come lo individuo a Dio. Iniziamo con una piccola definizione, banale ma solo per chi la sa. Cosa si intende per un corso di difesa personale? Un corso di difesa personale deve essere in grado di preparare una persona comune a gestire situazioni plausibili di aggressione fisica e verbale all'interno di dinamiche di violenza predatoria o sociale. Tale percorso deve essere progettato in modo da potersi adattare a quelle che sono le condizioni di partenza della persona e sfruttare le sue caratteristiche quando possibile. La finalità del percorso rispetta quelli che sono i valori etici dell'individuo e considera i parametri legali attraverso cui l'azione di difesa da parte di un civile è ritenuta legittima. In tutti gli altri casi stiamo parlando di film, fumetti o storie bellissime, ma non di difesa personale. Un paragone semplice che uso spesso, ok, giusto per intenderci. La difesa personale è guidare bene la macchina nel traffico, evitando gli incidenti, rispettando le regole della strada e tenendo alta la propria attenzione. In caso di necessità, uno debba fare una manovra d'emergenza. La difesa personale non è l'azione spericolata in cui per arrivare in tempo si guida a contromano evitando gli altri automobilisti. Lo so che è epico, ma funziona solo nei film americani. Veniamo quindi a 5 classici errori quando si cerca un corso di difesa personale. Ho selezionato questi 5 errori sulla base di quello che con molta probabilità anche un neofita è in grado di notare. Ecco. Ce ne sono molti altri che non sono altrettanto comuni ma richiedono un minimo di background in qualche sistema di combattimento oppure una certa esperienza nel selezionare le persone. Via. Ma per una persona che non ha né arte né parte, che sta iniziando, che non ha nessuna esperienza nel campo, questi 5 elementi sono molto facili da individuare. Iniziamo subito da quello che è l'errore più grande: confondere il combattere con la difesa personale. Saper combattere è un percorso che richiede anni di duro lavoro, sacrificio e una certa dose di calci nel sedere, presi e dati. Sicuramente utile. Sicuramente se lo si possiede già come background è un vantaggio, ma non è né può essere la parte centrale di un percorso di difesa personale. Questo anche perché, se parliamo di difesa personale, anche con la migliore preparazione di questo mondo, non essendoci nella vita reale categorie di peso e regole, forse non è il caso di fare gli splendidi. All'aggressore in medio non frega niente di essere leale con voi, di portarsi gli amici, di utilizzare un'arma, e i rischi sono alti. Quindi, se il corso di difesa personale è fondamentalmente un corso di combattimento da strada, a meno che tu non voglia proprio quello, cambia strada. Elemento numero 2. Confondere l'abilità dell'istruttore con i benefici che avrai. Un istruttore muscoloso e magro ha più appeal di uno con la pancetta. Così come vedere un istruttore tirare un calcio volante in rotazione fa pensare che sia sicuramente un asso in quello che fa, rispetto a un altro che calcia solo le ginocchia. Siamo tutti d'accordo che uno standard minimo delle prestazioni nella condizione fisica è importante, ma alla fin fine l'unica cosa davvero importante è che tu sia in grado di difenderti. Se l'istruttore è la star del film, ma tu non riesci a diventare nemmeno una comparsa, cambia strada. Errore tipico numero 3. Non comprendere quello che si sta facendo e fidarsi alla cieca. La difesa personale è un percorso ben determinato all'interno del quale sono presenti allenamenti capaci di migliorare fisico, temperamentale, pensiero tattico e offrire un nucleo di tecniche base attraverso le quali gestire le situazioni più probabili.
Non avere una direzione chiara, un programma, è un grosso problema e denota poca preparazione da parte dell'istruttore o della scuola di riferimento, molto spesso tutte e due. Se ti rendi conto che le lezioni sono un po' un minestrone, che l'allenamento dopo un po' spazia un po' qua, un po' là, a seconda di come gira l'istruttore, cambia strada. Non ci vuole molto, lo noti già dopo le prime lezioni. Errore tipico numero 4. Accettare un alto indice di infortuni come normale. Se ti infortuni, sei meno efficace. La prima regola è cercare di farsi il meno male possibile, e questo vale anche per gli sport da combattimento, vada bene. Ovviamente, per farsi male non intendiamo il livido o il dolore muscolare, ma un danno che impedisca alla persona di allenarsi nelle settimane successive. Questo è un problema non solo per lo stop all'interno del percorso, ma anche perché un continuo infortunarsi è controproducente nel formare la volontà di una persona ad agire e reagire. Imparare a gestire dolore, fatica e stress è utile, ovviamente, ma come per ogni altra cosa, il carico deve essere progressivo. Se gli infortuni sono troppo frequenti, questo aspetto ovviamente manca. Sai già cosa ti sto per dire, vero? Se questo succede, cambia strada. Infine, grande errore, non fare nessuna ricerca. Pescare alla cieca sulla base di costa meno, è più vicino, eccetera. Fai un minimo di ricerca, almeno un minimo. Non assumeresti una persona qualunque per un lavoro di grande importanza, vero? In fondo stai investendo i tuoi soldi e vuoi che vengano ben spesi. Per questo, qualsiasi datore di lavoro, fa dei colloqui. La stessa cosa deve essere per te, anche se in piccolo, se non vuoi sbatterti troppo, ovviamente. Questo aspetto riveste ancora maggiore importanza se stiamo parlando di lezioni private che, per loro natura, devono essere cucite addosso a te. Non verificare il curriculum in rete, o ancora peggio, scoprire che questo curriculum è completamente assente e non saperlo, o non verificare la scuola di appartenenza, è un errore che può far perdere tempo e denaro. Personalmente trovo molto utile anche, quando si ha modo, scambiare quattro chiacchiere con l'istruttore e visionare i profili social, giusto per farsi un'idea. Questo consiglio, che ho messo per ultimo, è il più importante, è quello in cui in verità pochi ci si mettono. Se hai un'indagine sul curriculum da esito negativo, infatti, questo consente di cambiare strada ancora prima di dover perdere tempo provando lezioni e magari spendendo denaro.